Dopo il bellissimo risultato di ieri di Nerofere Paris, secondo e terzo nella discesa, oggi i nostri due velocisti non sono riusciti a ripetersi nel supergigante di Lake Louise. A vincere è stato il norvegese Shetil Jansrud, già grande protagonista in questa disciplina da diverso tempo e vincitore delle ultime due coppe di specialità. La sua gara è stata praticamente perfetta. Solo nel primo tratto il più veloce non è stato lui ed è stato l'austriaco Vincent Kriegmaier che in effetti poi ha terminato questa gara al secondo posto. Kriegmaier è probabilmente uno dei migliori velocisti a livello tecnico della nuova generazione. Al terzo posto si è piazzato Mauro Caviezel, classe 88 svizzero, non così abituato al podio, anche se non è la sua prima occasione, dato che era riuscito a conquistare un terzo posto sempre in Super G alle finali di Aspen del 2017. Dietro di lui si sono piazzati altri, un altro mix di austriaci e norvegesi con Reichelt, Swindal e Maier. Bella gara, distacchi risicati, ora i maschi si trasferiranno in America a Beaver Creek per altre gare di velocità e per un gigante il prossimo weekend.